ascoltare queste parole e sentire i luoghi geografici e prima i personaggi storici, poi i grandi della terra di quel tempo, no? È come un po' avere l'impressione quasi di una telecamera che in un grande angolo parte da lontano, l'impero romano, fino a focalizzarsi poi nella terra di Israele, fino a focalizzarsi poi su Gerusalemme, poi su Betlemme, pian piano una sorta di avvicinamento. Come a mettere a fuoco chi è il cuore. Chi è. Tanto impegno e lavoro per realizzare. La nostra montagna è Maria Rosa. Prego. A queste iniziative meritevoli della conservazione del patrimonio e abbiamo deciso di fare una donazione per il restauro della statua di San Gaudenzio e vogliamo consegnare proprio il nostro contributo qui oggi. Bello, perché recentemente molti sono della Lombardia hanno aiutato a recuperare il patrimonio artistico terremotato, ci sono state delle mostre, ci sono state tante iniziative che hanno portato a elevare un pochettino l'Acroloco dalla visione media che si ha normalmente del suo operato. Comunque è un'ottima cosa, io spero che Fagnano vada avanti su questo e che lasci sempre qualcosa al territorio, perché l'Acroloco è questo. Sarebbe un bambino più.